Ciao a tutti, sono Giulia, Toninga a Roma. Quello che facciamo oggi è una piega mossa, quindi cerchiamo di seguirla insieme. È vero che dobbiamo stare a casa, ma lo facciamo nel migliore dei modi. Quello che ho fatto io è stato lavare i capelli con un buon shampoo, un buon conditioner e asciugarli totalmente, quasi al 100%, soltanto con il phon. La prima cosa che farò è dividere la testa in due parti, quindi la parte sinistra e la parte destra. Con una clip mi aiuterò per le divisioni. Vado a suddividere in due la mia zona laterale e la vado a bloccare. Ci servirà una spazzola tonda più o meno di questa misura, quindi media. Prenderemo delle sezioni abbastanza grandi, ma verticali, è importante. Prendo la mia prima sezione verticale, la pettino un pochino e incastro la spazzola esattamente dentro la sezione. Prendo il phon, mi concentro prima sulla zona a scaldare la radice e poi, srotolando la spazzola, seguo il movimento con il phon. Diamo molta attenzione alla zona delle punte, che sono quelle che ci rimangono un pochino più aperte, quindi che dobbiamo cercare di chiudere il più possibile. Isoliamo la frangia o il ciuffo, comunque la zona più corta nella parte frontale, e dividiamo nuovamente in due. La parte della frangia la prendo tutta insieme e metto la spazzola esattamente sotto la sezione nella zona della radice e l'asciugo tutto in avanti. Lascio cadere, spingo tutto verso dietro, mi pettino un pochino di capelli cercando di aprire le onde e il risultato dovrebbe essere questo, quindi una piega mossa, ondulata, abbastanza morbida. Grazie e spero di vederci presto nei nostri saloni.